45 orchestrali e un coro di voci bianche composte da bambini delle scuole elementari di Taranto e il flash mob Nessun Dorma a mezzogiorno a sorpresa di scena nel capoluogo ionico in piazza Maria Immacolata, un concerto che si inserisce in un progetto più ampio che ha l'obiettivo di rivitalizzare il borgo umbertino promuovendo l'attrattività del cuore commerciale e culturale del centro cittadino. È nostra abitudine organizzare spesso dei flash mob in occasione della nostra programmazione artistica, e questo flash mob intitolato Nessun Dorma è proprio un biglietto da visita per attirare tutto il pubblico di passanti con un'area famosissima presente in una delle opere che presenteremo quest'anno, che è Turandot. È stata sicuramente un'occasione di cogliere l'idea del dottor Lomastro del nostro ufficio marketing di poter creare un rapporto di collaborazione diretta con le aziende per rilanciare sia la città di Taranto che gli ambiti culturali che la città ospita. L'evento è stato realizzato grazie anche al sostegno di imprenditori locali che scommettono sul potere della cultura come leva di rinnovamento e sviluppo economico e sociale. La cultura, crediamo, sia il primo volano di sviluppo specialmente di una città come questa. E abbiamo ottenuto la disponibilità dell'orchestra del Taranto Opera Festival per organizzare questo flash mob, che è il primo di una lunga serie di eventi. Ho avuto tante volte l'opportunità di andarmene, sono sempre rimasto qui perché credo fermamente nel nostro territorio. Adesso per fortuna le cose sono cambiate, se si può fare qualcosa in meglio ben venga, e sono qua a dare una mano.